Buonasera a tutti, diamo inizio a questo incontro che abbiamo voluto come Lega Ambiente La Spezia, dal tema verso la transizione ecologica. Siamo collegati via evento Facebook e YouTube e abbiamo anche un collegamento con l'Ordine degli Architetti della Spezia, che ringraziamo per la partecipazione. È nostra intenzione qua mettere intorno al tavolo una serie di persone, di relatori che ci diranno quelli che sono i punti fondamentali per un ragionamento sulla transizione ecologica nei territori e soprattutto su una nuova visione del paesaggio, della linea di costa e del territorio legata anche alle dinamiche di sviluppo portuale. Noi alla Spezia siamo da questo punto di vista molto interessati a questo ragionamento, perché la vicenda del porto ci tiene ormai, diciamo, sul dibattito da un sacco di tempo, da tantissimi anni, dalla discussione, poi dall'approvazione del piano regolatore portuale, che attualmente è ancora vigente fino ad oggi, dove si prospettano degli interventi appunto di realizzazione di quelle indicazioni che il piano regolatore portuale ha messo in campo. E si parla di nuovi dragaggi, si parla di nuovi riempimenti. Non è un mistero che la nostra associazione, insieme a tante altre associazioni del territorio, ha contrastato la logica che era dietro al piano regolatore del 2006, che, ripeto, è tutt'oggi vigente, che forse andrebbe rivisto proprio perché sono cambiati gli scenari e sono cambiate un sacco di cose anche per quello che riguarda i commerci mondiali, ma poi anche per quello che riguarda tutta una serie di dinamiche che sono venute avanti, anche relativamente al fatto di dover appunto applicare dei principi di transizione ecologica, di miglioramento ambientale su tutto il processo produttivo, che fa parte anche appunto delle dinamiche del porto. Quindi è con piacere che oggi avremo alcuni relatori, tra cui l'architetto Ludovica Marinaro, che parlerà subito dopo di me, il dottor Marco Grondacci, il professor Giampietro Rovagnan, Paolo Varrella, il presidente dell'autorità portuale Mario Sommarriva, dell'autorità di sistema portuale Mario Sommarriva e il vicepresidente nazionale di Legambiente Edoardo Zanichini. Contiamo che tutte queste persone che interverranno stiano, insomma, nell'ordine dei 10-15 minuti, per non esagerare troppo con le introduzioni. Coloro che sono a vederci tramite le pagine Facebook e altri strumenti possono fare domande, richieste tramite la chat, che sarà attiva, e quindi ci prenderemo cura noi di riproporre le vostre domande, le vostre riflessioni ai relatori, oppure in generale, se le volete fare, a tutti. Io direi che non vado oltre. Do la parola adesso all'architetto Ludovica Marinaro per la prima introduzione, quindi la parola e lo schermo a Ludovica. Condividere, Eccoti, condividere. Ludo. Eccoci, buonasera a tutti. Ci tengo a ringraziare Stefano Sarti, Legambiente, e a dire due parole su questo evento che abbiamo creato, che abbiamo voluto anche concepito come una prima, diciamo, tappa di un ragionamento che in città vorremmo far proseguire e far evolvere proprio come lavoro congiunto e sinergico dei vari attori in campo, che si costituisce altresì come un secondo momento di riflessione attorno ai molteplici temi della transizione ecologica,
che in relazione, diciamo, ad obiettivi più strettamente progettuali, rivolti appunto a, anche alla, ad un intento formativo, si declinano e continuano a essere perseguiti da noi e dall'associazione TES, Transizione Ecologica Solidale, come seconda tappa di un ciclo che è iniziato nel 2021, nel novembre 2021, con una prima grande 2 giorni di riflessione su questi temi a Livorno. Appunto, copromotore di Legambiente in questo senso e di questo ciclo è l'associazione TES, un think tank che dal 2018 è attivo sui temi della transizione ecologica e che proprio trova il suo nome in questo acronimo che è Transizione Ecologica Solidale, proprio a sottolineare l'importanza di una concezione sistemica di questo grande processo a cui adesso siamo chiamati, un processo che deve essere necessariamente democratico e che non può rischiare di lasciare indietro nessuno. Quindi anche con questa iniziativa rivolta nello specifico ai professionisti, ai progettisti, ma assolutamente aperta a tutta la città, perché il tema del piano e del progetto e dei progetti integrati per la città del XXI secolo è patrimonio comune e quindi diciamo deve comunicare la necessaria sinergia delle competenze e la transdisciplinarietà, proprio attraverso appunto questo impegno vogliamo segnare un percorso di crescita per far avvicinare a questi temi e per far comprendere come appunto la sfida della transizione ecologica non sia meramente un fatto tecnologico o ingegneristico, ma comprenda vari e tanti campi del sapere. E crediamo fermamente che ad esempio le discipline del progetto, dell'urbanistica, ma non solo, anche del paesaggio e tante altre siano dei saperi fondamentali per concorrere a questo progetto di transizione. Non mi dilungo oltre su questo, sicuramente ci sarà modo di aggiornarvi anche sulle prossime tappe di questo ciclo e sui prossimi appuntamenti che sarà nostra intenzione continuare a curare anche proprio nello scenario specifico del Golfo di Spezia. Passo a condividere il mio schermo con una presentazione che ho preparato per la giornata di oggi e che riguarda appunto il tema del paesaggio portuale e quindi della relazione fra città e porto affrontata attraverso lo sguardo del paesaggio, lo sguardo di un approccio paesaggistico. Vorrei concentrare un attimo l'attenzione appunto su il ruolo del porto nella città contemporanea, nella costruzione della città moderna, proprio perché le città portuali, sin nell'antichità, ma soprattutto anche nell'era della globalizzazione, svolgono un ruolo fondamentale, importantissimo per il nostro sistema. Grandi elementi di connessione fra l'entroterra e il mare sono fra gli attori principali della globalizzazione, così come è stata occasione anche di sottolineare questo tipo di ruolo importante all'interno dei vari report, non ultimo appunto quello del 2015 dalle Nazioni Unite. Quindi fonte di crescita economica, elementi e soggetti altamente prestanti per quanto riguarda le dinamiche di connettività, vere e proprie porte per l'economia globale. Questa è un'immagine che ritrae, ad esempio, i traffici nel 2016 effettuati durante solo un arco temporale di alcuni mesi, 6 mesi all'interno dei mari e alcuni dati, adesso qua mi dispiace che si sia tagliata la parte sopra, però ci dicono che appunto
circa il 90% di tutti i traffici mondiali commerciali si svolgono attraverso le connessioni marittime. E va anche ricordato che le maggiori città da che appunto lo sviluppo si è concentrato all'interno dei centri urbani, hanno sempre avuto una loro radice appunto sul mare. Le città portuali sono sempre stati, diciamo, i centri propulsori maggiori e le città più popolose. Tuttavia potremmo leggere numerosissimi dati sulle percentuali appunto di scambi effettuati tramite lo shipping, tantissimi grafici che ci raccontano dell'evoluzione del mercato e dei sistemi, però è importante concentrare l'attenzione anche poi sui dati qualitativi, su che cosa significa questo all'interno delle nostre città e all'interno del contesto territoriale che viviamo. Parag Khanna, che è uno degli strateghi geopolitici più, diciamo, importanti attualmente, parla di un mondo governato dalle supply chains, quindi da filiere che riscrivono un po' la geografia dei poteri mondiali, svalicando quelle che sono le letture date dai confini nazionali. Viviamo in un mondo che non si può più descrivere attraverso una geografia degli stati, ma piuttosto è stata stravolta e viene descritta molto più efficacemente da quelle che sono le dinamiche delle filiere, quindi andando a costituire quella divisione, a volte dicotomia, che spesso noi viviamo fra uno spazio che è lo spazio descritto dai flussi di traffico, di informazioni, spazi che si sono conformati, quindi adattandosi a queste leggi di mercato, e quello che invece era lo spazio dei luoghi, uno spazio invece fatto da una serie di luoghi più vicini anche al modello di sviluppo e abitativo che c'era precedentemente. Spesso e volentieri questi due spazi entrano in contrapposizione. Le città portuali, una delle Spezia è ovviamente la città di Spezia, ne è un esempio, sono fra quei luoghi che più riescono a rispecchiare questa dicotomia, questo anche incontro brusco fra questi due sistemi che sono diventati, oltre che sistemi immateriali, anche dei sistemi fortemente territorializzati. Fino al punto da rendere appunto i porti e le città portuali degli attori da un lato importantissimi per quanto riguarda l'economia su scala globale, ma anche delle fonti importanti di criticità a livello locale. Quindi già, diciamo, si sostanzia un paradosso di scala al quale bisogna guardare con attenzione, certo, per cercare di avere sotto controllo tutti quelli che sono gli elementi positivi e che in questo caso appunto sono qui riassunti. I porti sono facilitatori del mercato, ovviamente, portano con loro tutta una serie di indotti positivi riguardo alla produttività, all'imprenditorialità e all'industria. Sono fonti ed occasione di lavoro, così come anche centri per l'innovazione tecnologica e per anche la ricerca. Tuttavia, numerosi e notevoli impatti, soprattutto quelli sul piano ambientale, riducendo, diciamo, alla sfera ambientale, ma potremmo poi a maggior ragione parlare anche di impatti paesaggistici, quelli che appunto sono i risvolti ad una scala minore, quindi le ripercussioni sul luogo che poi effettivamente ospita il porto in sé per sé. E qui appunto ne sono riassunti alcuni, da impatti ambientali, diciamo così comunemente intesi, come emissioni, impatti sulla qualità dell'acqua, del suolo, rifiuti, degradazione della biodiversità, eccetera, a anche risvolti per quanto riguarda gli usi del suolo, gli impatti sui traffici, impatti visuali e altri generi di interazioni. Quindi gli effetti vanno considerati tenendo conto di questo doppio regime e di questa differenza di scala. Quindi tutti gli effetti positivi che sono sulla scala
diciamo, più territoriale e globale, devono comunque cercare di essere messi in relazione con quelli che invece sono gli effetti negativi alla scala locale. Perché? Perché molto spesso questa relazione fra porto e città, soprattutto nell'ultima fase di questa relazione che dura millenni, si è sostanziata in un stato di conflitto. Questo lo possiamo notare soprattutto prendendo il polso di quelle che sono le reazioni della cittadinanza, della società civile. È una dinamica che è dilagata soprattutto e si è fatta sempre più presente a partire dagli anni 90, momento culmine, diciamo, della chiusura delle realtà portuali che sono diventate in quel periodo sempre di più, fino a quel momento sempre di più, anche chiaramente nel decennio precedente, negli anni 80, delle vere e proprie enclave, delle zone assimilate quasi a delle aree meramente produttive, a delle aree dalle quali la città è stata progressivamente esclusa, perché sono state progressivamente ingegnerizzate in un certo qual senso, e che quindi si sono, diciamo, questa relazione si è andata via via materializzando in una serie di recinti, di interdizioni, nella frammentazione ulteriore della linea di costa, nella negazione di quella continuità che invece ha sempre costituito una delle cifre identitarie della città portuale e della città portuale mediterranea. La mia ricerca, ad esempio, si è concentrata con un focus specifico su quella che è la città portuale mediterranea, proprio anche perché per delle caratteristiche specifiche anche a livello di paesaggio, spazio, territorio e storia che le città mediterranee hanno, a differenza magari dei grandi porti asiatici piuttosto che americani. Ma questo rapporto, che adesso vediamo come conflittuale, che adesso leggiamo in questo senso, quindi con una certa linearità, no? È sempre stato così e si può parlare veramente di un'evoluzione lineare, così come avevano prospettato anche alcuni storici, non solo urbanisti, ma tanti geografi. Diciamo, il tema della relazione porto-città è stato studiato ampiamente da diverse discipline. Ne era stata teorizzata, diciamo, una evoluzione, come dire, in un certo qual senso degenerativa e lineare, da una condizione idilliaca del passato per arrivare ad una condizione conflittuale e molto critica del presente. È realmente così, però, si può parlare veramente di una relazione lineare, quindi di una progressiva degenerazione, come ad esempio gli schemi evolutivi di Brian Hoyle piuttosto che di James Burt? Se andiamo a vedere anche semplicemente, facciamo un'analisi della cartografia, delle testimonianze iconografiche, di quello che comunque, della ricca documentazione che abbiamo a proposito delle città portuali, notiamo che questa relazione nel tempo. Mi dicono che nella stanza degli architetti c'è qualcuno con il microfono acceso che disturba la comunicazione. Quindi chiedo per favore a Federico di spegnere tutti i microfoni nella stanza dedicata alla formazione. Grazie. E quindi facendo riferimento al grande materiale che possiamo avere, vediamo che in realtà per diverse città la relazione fra città e scalo portuale è sempre stata, diciamo, ha avuto momenti di avvicinamento e di chiusura. Vediamo alcune di queste. Ci sono periodi, soprattutto come quelli del Medioevo, dove in tantissimi porti avevamo delle relazioni di continuità maggiormente accentuate, che sono andate via via modificandosi nel tempo e irrigidendosi, ad esempio, con la costruzione di muri, di elementi di protezione, banalmente anche dalle scorrerie piratesche. Ci sono stati momenti in cui, anche facendo riferimento a dei casi più vicini, invece questi muri sono stati abbattuti. Sempre, ad esempio, questo è il caso di Genova, sempre il porto però ha costituito nell'immaginario e nella storia di queste città un elemento inscindibile per l'identità stessa del centro urbano.
ne ha permeato la costruzione della maglia viaria, ne ha indirizzato le vocazioni economiche, lavorative, di impiego. Per tantissime città ha costituito il vero orizzonte, il verso di uno sviluppo urbano, determinando in molti casi un davanti e un dietro, determinando un orizzonte. Ricordiamo che appunto una città portuale trascende sempre il suo limite perché determina il suo stesso senso, il significato anche della propria forma e delle proprie relazioni al di là di un territorio comune che è appunto il mare. Ricordiamo inoltre altro elemento di forte valenza anche culturale è il fatto che i porti mediterranei, ad esempio per un lunghissimo periodo, avevano in uso un linguaggio specifico che si parlava solo, ad esempio, in questi porti, che era una lingua a sé stante, una mescolanza di lingue romanze fra il catalano, lo spagnolo, ma anche con tanti elementi di genovese piuttosto che di veneziano, e che si chiamava Sabir. Quindi ci sono tantissimi elementi che testimoniano, diciamo, questa forte permeabilità fra quella che era l'area del porto, che un tempo appunto a livelli alternati si rendeva permeabile dalla cittadinanza piuttosto che invece inaccessibile e che è variata assolutamente con il passare dei secoli. Quindi va un po' riscritta questa lettura della incomunicabilità e del processo degenerativo di queste realtà. Queste sono ad esempio delle foto di un bellissimo reportage che Gabriele Basilico, il fotografo, aveva fatto nel 1993 sui porti dell'Europa del nord. Queste invece sono situazioni contemporanee, questi qua siamo a Livorno, dove le attività crocieristiche sono a stretto contatto con invece attività industriali e silos, e ancora appunto zone in cui attualmente zone produttive del porto, qua siamo in un porto di dimensioni molto diverse da quelle che noi esperiamo tutti i giorni, è il porto di Rotterdam, dove si estendono anche per molti chilometri delle realtà invece proprio dedicate alla produzione di energia. Vediamo però appunto che laddove il porto è trattato e comunque anche pianificato in una maniera molto incisiva, vi trovano tanto spazio anche appunto delle funzioni che permettono di avere anche dei maggiori benefit per l'energia, ad esempio rinnovabile per la città. Quindi la situazione che adesso viviamo di conflitto e che è stata acuita, che si è acuita soprattutto negli anni 90, che ha segnato una cesura profonda di accesso al mare e di negazione di determinate aree da parte dei porti. Ricordiamo soprattutto che dopo l'evento dell'11 settembre il regolamento di sicurezza per l'ingresso ai porti si è ovviamente inasprito, e quindi ci sono comunque delle misure che vanno garantite. Questo però non impedisce il fatto di poter pensare a questa relazione e andare ad indagare quella che è stata anche la forma con cui la città ha risposto a questa esigenza di connessione attraverso un grandissimo elemento e uno strumento che appunto i progettisti hanno il dovere di recuperare, che è appunto quello del progetto. Cioè il progetto può segnare efficacemente dei nuovi orizzonti e delle nuove modalità per riuscire a mettere insieme le esigenze da un lato economiche di connessione e di produzione con quelle invece di una città, di non perdere uno spazio che è sempre stato considerato uno degli spazi pubblici per eccellenza della città mediterranea. Quindi recuperare questa relazione è, diciamo, un obiettivo importantissimo.
Di fronte a questa grandissima distanza, tante sono state le iniziative che dal 90 fino ai giorni nostri sono state messe in campo, dalle più soft a quelle invece più incisive che si sono tradotte anche in dei progetti di trasformazione. Vediamo con una carrellata velocissima alcune iniziative. Iniziative che sono legate ad esempio ad alcune delle società e dei marchi più importanti. Quando si parla di associazioni di città portuali, come ad esempio l'Association Ville Portuaire, piuttosto che il fenomeno e il consorzio degli Ecoports e l'altra grande diciamo, associazione che è quella degli Espo, dei porti europei. Tantissime soluzioni, progetti innovativi sono stati inaugurati. Qua vediamo delle immagini riconoscibilissime degli interventi di Barcellona e di Genova, contemporanei del 92, che con due grandissime firme, quella di Renzo Piano da una parte e di Manuel de Sola Morales dall'altra, hanno segnato i primi processi di riavvicinamento e ricucitura della città al porto, innescando poi quel fenomeno di recupero della soglia perduta dei waterfront che è andato poi avanti nel tempo. Ma altre occasioni interessanti sono state, ad esempio, quelle che hanno utilizzato l'arte, l'installazione anche dei giochi di luce. Qua vediamo alcune delle immagini di Saint-Nazaire con l'installazione di Jan Kersalé a quello che Manuel de Sola Morales appunto chiamava il mostro, la grande nave, la grande base navale marittima di Saint-Nazaire, piuttosto che poi il fenomeno dei port center, queste realtà che cercano di riavvicinare il porto alla città attraverso centri di informazione. Quindi, quando più, quando meno, ci sono state delle, e si sono pian piano inanellate delle iniziative anche di concorsi, anche appunto di pubblicazioni e temi che hanno messo in luce la necessità di riflettere su quelli che sono i valori aggiunti anche sul piano dell'immaginario, questi soft values che i porti esercitano per le città e tentativi, quindi attraverso il progetto, iniziative dal permanente al temporaneo, perché anche appunto la dimensione del tempo acquisisce un suo status importantissimo nel cercare di ricucire questa relazione, portando a esempi sempre più diversificati a seconda delle situazioni. Qua vediamo ad esempio degli interventi per quanto riguarda invece un'altra città mediterranea che è Barcellona, quindi che agiscono anche su tutta la rete circostante e limitrofa al porto dei corsi d'acqua, della rete appunto idrografica, piuttosto che di spazi aperti naturali e rinaturalizzati. L'azione può essere sistemica, deve essere interpretata come un'azione sistemica. Questo è il Parco del Llobregat a Barcellona, a un passo appunto dalla zona franca e quindi da quella grandissima area che è stata dedicata all'espansione portuale. Che piano piano si è spostata dal Port Vell e si è affiancata, diciamo, all'area aeroportuale. Tantissime iniziative che sono sfociate poi in pubblicazioni e in esperienze di diverso tipo anche sul piano ambientale. Un'attenzione crescente, ad esempio, è quella che il porto di Rotterdam ha sempre messo in campo. Questa è un'iniziativa mirata a monitorare, controllare e rendere interattivo il controllo della qualità dell'aria tramite dei nasi, così chiamati, dei nasi elettronici che permettono anche ai cittadini di segnalare qualora ci siano delle emissioni o comunque delle interazioni negative con la città. Quindi sempre di più si cerca e la tendenza è quella di aumentare le occasioni di dialogo e di interazione fra questi due sistemi. Vado veloce, questa è l'esperienza di Marsiglia con il secondo grande lotto dell'esperienza della Cité Méditerranée, dove ad esempio semplicemente questo è un esempio secondo me molto interessante perché a volte agire diciamo nei confronti del porto non significa necessariamente dover lavorare sul muro di contenimento, piuttosto, cioè di recinzione, sul limite,
piuttosto che appunto andare a occupare spazi interni. Significa anche saper guardare la relazione sistemica fra queste due parti di città e quindi avere il coraggio anche di intervenire e di poter riallacciare le relazioni mettendo in gioco una parte più ampia di territorio. E di qui l'importanza appunto del pianificare insieme e del, diciamo, cercare di sorpassare questa dicotomia anche normativa che si è andata includendo sempre di più. Uno degli assunti è appunto quello di cominciare a ripensare, i due sistemi in maniera più dialogante. Qua un esempio in Australia, dove ad esempio dovendo pianificare una nuova espansione portuale, si è deciso che però sarebbe stato necessario continuare a garantire alla cittadinanza la possibilità almeno di raggiungere quella linea di costa che fino a quel momento era fruibile e che poi sarebbe diventata per la maggior parte del suo sviluppo una nuova area di espansione del porto. Però appunto cioè è stato deciso di non precludere alla cittadinanza la possibilità comunque di traguardarlo e di potervi andare, mantenendo quindi tutto un percorso pedonale e ciclabile con dei punti anche di osservazione per arrivare al mare e quindi con tutta una piccola fascia che continuasse a garantire la continuità dei camminamenti fino alla soglia del mare. Sono tutte strategie che però appunto segnano la volontà di instaurare questa relazione. Un ultimo esempio che mi è molto caro, che è appunto quello di un progetto che ha vinto il premio Rosa Barba, che è il premio per il miglior progetto di paesaggio di Barcellona. Ed è questo progetto dello studio Taylor, Kality e Letlin che di una grandissima area che si è liberata dalle funzioni portuali a Auckland ha costruito tutta una serie di nuovi spazi pubblici e di aree per la popolazione mirando ad una nuova estetica e quindi cercando di creare delle zone anche rinaturalizzate, però usando, diciamo, un codice espressivo e comunicativo che non ha distrutto la memoria anche produttiva e delle aree portuali e delle funzioni portuali che precedentemente caratterizzavano questi luoghi, ma conferendo nuova dignità. Quindi, come anche determinati spazi possono diventare parte di un nuovo linguaggio ed essere assolutamente non negati, ma incorporati nella riscrittura e nella resa pubblica di determinati luoghi, un'esperienza che trovo molto molto significativa. Cosa possiamo fare per cercare di quali potrebbero essere gli strumenti per arrivare a questa nuova sinergia? La Convenzione Europea del Paesaggio fornisce sicuramente delle indicazioni in tal senso. Prima di tutto con ad esempio tre di questi principi, la centralità della popolazione, la centralità della percezione dell'uomo nella stessa definizione di ciò che significa il paesaggio e l'importanza del paesaggio anche come valore economico. Non soltanto per quanto riguarda il turismo, ma per la produzione proprio di nuova ricchezza e di nuove possibilità anche imprenditoriali e di crescita per determinate città. Qua ho richiamato molto velocemente la definizione di paesaggio che appunto dà la Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 e uno di quelli che è una citazione invece da Gregory Bateson, antropologo e sociologo fra i padri del pensiero ecologico, che appunto disse fra le tante cose che dal momento in cui un gruppo di individui vede il suo unico fine nel perseguire la sua sola sopravvivenza e non pensa in maniera sistemica, inevitabilmente il suo progresso coinciderà con la distruzione dell'ambiente in cui si trova. Quindi l'invito è quello di cercare di lavorare in una logica il più sistemica possibile. Uno strumento interessante di grande potenzialità per riuscire, diciamo, a ricostruire
comporre questa sinergia tra porto e Dobbiamo un città. po' concludere. Sì, Sì. sono gli obiettivi di qualità paesaggistica, strumento che può diventare veramente fecondo per la cooperazione, il consenso, la crescita del benessere in aumento di coscienza. La ricerca che svolgo e che ho svolto anche con i miei percorsi di studio e che attualmente sto portando avanti, verte proprio sulla definizione di un set di obiettivi di qualità paesaggistica per la città mediterranea portuale. Queste sono alcune degli obiettivi che da un lato le grandi associazioni di città portuali prefigurano per la loro crescita, dall'altro appunto punti che derivano proprio dalla lettura della Convenzione Europea del Paesaggio e quindi dalla necessità di mettere a sistema la tutela e la valorizzazione del paesaggio con una prospettiva di sviluppo sostenibile. Dall'interazione fra questi grandi macro obiettivi deriva una strategia, possono derivare delle strategie che sono assolutamente applicabili al contesto e che possono delineare nuovi modi di concepire la relazione città-porto e di tradurla in nuove prospettive. Un'immagine appunto del nostro golfo, alcune suggestioni proprio per instillare la capacità di saper lavorare su questi bordi con un approccio paesaggistico e con uno sguardo sistemico, sono ad esempio quello di immaginare dei gradienti, quindi di immaginare dei progetti, dei tipi di interventi che possano lavorare su una progressione di elementi e su una progressione anche su una progressività di accessibilità, di continuità e anche di funzioni specifiche. Un'altra suggestione è appunto quella di cercare di pian piano attuare delle azioni che smaterializzino questo tipo di barriera e che inneschino delle funzioni che siano a diverso grado di pubblico, quindi da zone maggiormente chiuse, più specializzate, fino a zone che man mano riescano a garantire una temporaneità. Anche nella temporalità delle situazioni ibride e più flessibili. E quindi un ripristino di una continuità paesaggistica che si può espletare da tanti punti di vista, non solo da un'apertura ed una resa pubblica sempre, ma anche semplicemente cercando di attuare delle strategie dal punto di vista della continuità visuale, piuttosto che della continuità di alcuni percorsi, rendendoli accessibili o te semplicemente temporaneamente in alcuni momenti dell'anno, e quindi cercare di lavorare sulla continuità anche degli orizzonti da un lato e dall'altro, in maniera tale che diciamo, la funzione non sia vissuta come impedimento alla crescita di una determinata realtà. Immaginare poi dei confini che siano il più possibile rizomatici e che quindi non si vadano a sostanziare semplicemente nella creazione di una barriera, ma che possano intervenire in maniera diversa, lavorando ad esempio sulla continuità e sul risanamento della rete idrica e delle relazioni che si svolgono tra questi sistemi a livello anche di connessione dell'acqua, piuttosto che a elementi che riscoprano la geografia e che quindi la sfruttino e non la brutalizzino solo seguendo una logica meramente, come dire, funzionalistica e votata alla sola compimento delle esigenze di mercato. Lavorare sulla densità, facendo in modo che le aree dedicate a determinate funzioni specifiche esprimano anche un elevato grado di tecnologia e che quindi possano essere riscattate anche in questo per un investimento molto forte sul loro avanzamento e sulla loro progressione tecnologica. Pensare ad usi permanenti,
ma anche utilizzare moltissimo la programmazione culturale per usi temporanei che possano rivendicare anche un uso misto, e infine innescare una condizione di dialogo permanente affinché tutte le realtà in gioco possano contribuire a far crescere le idee e a far crescere, diciamo, i ragionamenti e gli apporti transdisciplinari a questo tema. Questa potrebbe essere una field application. Io ho rubato anche troppo tempo riguardo a questa. Dicono che non ci sia più l'audio nella stanza della formazione. Forse deve essere saltato l'audio. Se magari controlliamo, Federico, ti sono grata. Scusate, mi sono dilungata un po'. Spero, io così ho terminato. E grazie a tutti. Bene, grazie, grazie a te Ludovica per questa panoramica che ci hai illustrato. È molto importante questo concetto appunto della permeabilità, insomma dell'integrazione. Tra l'altro abbiamo due commenti già sulla chat. Chiunque vuole fare commenti lo deve fare appunto sulla chat, commenti, domande. Abbiamo Vittorio Gasparini che dice, sono commenti che sono calzanti con la tua introduzione. Dice, piuttosto che le città sono state escluse dai porti, direi che sono state incluse, quasi come se appunto ci fosse una supremazia, no? E forse l'ingegnere Vittorio Gasparini si riferisce alla situazione specifica nostra, ma anche altre realtà, ma sicuramente credo che faccia riferimento alla situazione specifica nostra, dove appunto c'è un ruolo abbastanza, come dire, molto, molto pressante sulla città da parte del porto, che quindi questo voleva dire. Poi Fabio Giacomazzi dice: per La Spezia il porto è un elemento in fin dei conti recente dal punto di vista dell'impatto quantitativo, per cui non c'è stata una coevoluzione con la città ed oggi si è plasmato in una modalità invasiva e senza dialogo. Mi pare la stessa cosa appunto che esprimeva con meno parole Vittorio Gasparini. A questo punto darei la parola al giurista ambientale, al dottor Marco Grondacci. E quindi Marco, a te. Se riusciamo a essere un po' meno, diciamo, lunghi dalla Ludovica che aveva il compito di aprire, per cui gli abbiamo lasciato questo spazio, diciamo così almeno continuiamo con anche le altre relazioni. Vai Marco. Marco non si connette? Abbiamo dei problemi di connessione di Grondacci? Scusate, vediamo. Federico? Scusate un attimo, ma abbiamo veramente un problema da risolvere. Scusate, ma chiamo. Ah, cavolo, abbiamo un problema che praticamente mi dice Federico che è saltato internet lui alla sua postazione, per cui vediamo, siamo in difficoltà adesso, dobbiamo un attimo attendere che ritorni la connessione. Anche perché non riusciamo, noi sia io e Ludovica siamo collegati, ma non riusciamo a risolvere il problema. Ci sta pensando Fede. Se nel frattempo vi fossero delle domande o delle questioni, se vogliamo, Sì, diciamo, sfruttare questo momento per un minimo di interazione. adesso ripeto, Fabio e anche Vittorio Gasparini e Fabio Giacomazzi facevano notare appunto che più che l'inclusività c'è stato appunto negli anni un problema di
di evoluzione, come dire, scollegata dalla città, del porto di La Spezia, quindi è mancato il dialogo. Credo che poi anche la tua relazione, Ludovica, si sia molto incentrata anche sulla questione appunto, del ricostruire anche questo dialogo con il porto, perché è sembrato un po' di anni una cosa abbastanza, come dire, di non ascolto, no? Tra la città e il porto. Volevi commentare questi due commenti? Sì, è stata, diciamo, una relazione che si è evoluta in maniera diversa. Poi chiaramente ci sono contesti e contesti, ci sono città che hanno vissuto in maniera molto più endemica la loro relazione con il porto e città invece per le quali, diciamo, la funzione portuale è una funzione relativamente nuova. Tuttavia, attualmente comunque, visto il ruolo che comunque la portualità svolge anche nell'economia di determinate città, scusatemi, perché nel frattempo io ho un feedback qui da chi sta seguendo anche la trasmissione da Webex, dove mi dicono che si sta interrompendo e si fa fatica, che è disconnesso, che si fa fatica diciamo, a Probabilmente è seguire. collegato al problema che ha avuto Federico nella sua postazione. Adesso stiamo cercando di Ok. risolvere. Sì, si sta Penso ci sia cercando un di problema. ripristinare. Bisognerebbe far sapere ai professionisti che intanto per seguire possono collegarsi anche alla pagina Facebook di Legambiente Liguria. Scusateci per Legambiente Liguria e questo. Legambiente La Spezia, anche tutte e due. E Nella Legambiente chat La Spezia. vediamo. Scrivilo te. Quindi sì, però io credo questo, io credo che attualmente tramite il dialogo, tramite strumenti di concertazione, piuttosto che anche tramite appunto il progetto, siamo nella condizione per poter riscrivere questa relazione, soprattutto in un momento come quello attuale che diciamo, è così importante, sempre più importanza sta finalmente acquisendo il tema della transizione ecologica, quindi costituire effettivamente un nuovo patto, una nuova ecologia che significa una nuova maniera di stare insieme, di vivere insieme, di coevolvere fra città e porto sia assolutamente necessario in un momento come questo e oltretutto sia anche possibile perché l'avanzamento tecnologico lo consente e quindi c'è veramente la necessità di poter far mutare questa relazione da una relazione oppositiva ad una relazione invece di mutua soddisfazione. È chiaro che per fare questo bisogna scendere a dei compromessi e bisogna avere il coraggio di avviare dei meccanismi Allora, di mi coprogettazione. dicono che dovrebbe partire adesso Marco, quindi adesso lo dovrebbero mettere. Scusate per il problema, ma cioè, sono purtroppo gli inconvenienti che capitano nelle dirette, insomma. Quindi, ecco Marco, vai, sei pronto? Vai. Bisogna mettere il microfono anche. Accendo adesso, dice, mi Ok, sentite? Ok, mi vedete? Mi sentite? Vado, ok, ok, va a bene. posto, dai. Scusate, sì, insomma, vabbè, io l'argomento della mia comunicazione è abbastanza complesso, però cercherò di stare dentro anche perché abbiamo perso oltretutto altri minuti nel quarto d'ora, anche se non sarà semplice, perché sostanzialmente il mio compito è quello di descrivere poi con due ricadute finali molto veloci, di esempi concreti liguri, uno su Spezia e uno su Genova, quella che è la nuova disciplina delle procedure di approvazione degli strumenti di programmazione e di pianificazione dei porti commerciali di interessi nazionali, che è stata, diciamo, introdotta molto recentemente, perché ultimamente devo dire che con le leggi di semplificazione
il nostro Parlamento, il nostro governo ci hanno dato dentro parecchio, al di là di poi come uno possa pensare sui contenuti di queste semplificazioni. Ed è arrivata qui l'ennesima riforma dell'articolo 5 della legge quadro sui porti, che ha modificato in maniera radicale, a mio avviso, e significativa, anche in negativo, la disciplina di approvazione sia del documento di programmazione strategica di sistema, il cosiddetto DPSS, e il piano regolatore di sistema portuale. Il DPSS, come dice la legge stessa, è un documento importantissimo perché definisce gli obiettivi di sviluppo dell'autorità di sistema portuale, individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'autorità di sistema, ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, reto portuale di interazione tra porto e città, individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale, nonché gli attraversamenti dei centri urbani. Quindi qui ho semplicemente riportato quello che dice sostanzialmente la legge. In realtà quindi è qualcosa di più di un documento di mero indirizzo, il DPSS, ma sotto il profilo della disciplina della valutazione ambientale strategica, che è il punto di vista mio da giurista ambientale, assume le caratteristiche di un documento di programmazione quadro. Ma su questo tornerò poi tra poco. Comunque, come funziona questa nuova procedura? Allora, per quanto riguarda l'approvazione del DPSS, il DPSS, il documento di programmazione, è adottato prima di tutto dal Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale ed è sottoposto, attraverso la conferenza dei servizi, al parere sia di ogni comune interessato, dall'ambito portuale e la regione, ovviamente. Che si devono esprimere entro 45 giorni. Se non lo fanno, praticamente scatta il silenzio assenso. E già su questo ci sarebbe da discutere. Dopodiché il PSS viene approvato dal Ministero delle Infrastrutture, che si esprime sentita la Conferenza Nazionale di Coordinamento dell'Autorità di Sistema Portuale. Quindi la cosa però importante e significativa è che la procedura di conferenza dei servizi che si applica è la cosiddetta conferenza dei servizi semplificata, che sostanzialmente avviene, diciamo, non in presenza, in via telematica, su piattaforma web e soprattutto con dei tempi, diciamo, conclusione, di attivazione, di conclusione ristrettissimi. Io non sto qui a indicarli uno per uno perché ci mettiamo troppo tempo, però è una procedura quindi molto semplificata. E visto il rilievo che ha questo documento, anche in termini di ricadute ambientali, territoriali ed urbanistiche, viene un po' in contraddizione con una recentissima sentenza della Corte Costituzionale che proprio sull'abuso della conferenza dei servizi semplificata nei procedimenti a rilevanza ambientale ha avuto modo di stigmatizzare quanto segue. La protezione dell'ambiente non è contrapposta alla semplificazione, ma dovrebbe essere perseguita proprio attraverso una migliore qualità ed efficienza dei procedimenti. Qualità ed efficienza che non vuol dire riduzione dei termini in maniera esagerata, come invece sta succedendo, o semplificazione saltando passaggi o introducendo strumenti di silenzio assenso abnormi in procedure dove si decidono scelte strategiche così importanti per il territorio. Ma soprattutto la cosa importante è che non c'è più alcun riferimento alla regione nell'approvazione del DPSS. La regione ha un semplice compito di parere consultivo, oltretutto con 45 giorni scatta il silenzio assenso. E soprattutto altra cosa, questo DPSS, mentre prima questo dato era un'interpretazione applicativa a livello tipo di amministrazione attiva, ora diventa praticamente un obbligo di legge, cioè il documento di programmazione strategica di sistema non è sottoponibile a valutazione ambientale strategica, dice la nuova legge. Ora, questa cosa stride un po' perché le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sui piani regolatori portuali di sistema, quindi dopo una delle ultime riforme, non l'ultimissima, quella di cui sto parlando ora, ma che da questo punto di vista non è cambiato, sostiene appunto che il DPSS va visto come praticamente il ruolo del DPSS è quello di definire preliminarmente obiettivi integrati, tecnici ed ambientali, anticipando, dicono le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i nodi critici della fattibilità amministrativa, tecnica, urbanistica ed ambientale, per pervenire a condivise politiche del territorio. Ma se tu, quelli che devono, con cui devi condividere le politiche del territorio, comuni e regioni, di fatto gli fai fare un ruolo meramente consultivo,
Beh, è chiaro, vuol dire che è sempre più difficile condividere. Condividere cosa? Non solo, ma a pagina 34 di sempre di queste linee guida emerge la necessità, lo dicono le linee guida, non lo dico io, di una valutazione ex ante nella procedura di redazione del nuovo piano regolatore di sistema produttuale, anche utilizzando alternative strategiche. Tra gli indicatori su cui svolgere questa valutazione, le linee guida individuano la compatibilità con uno sviluppo urbano sostenibile, la coerenza con principi di sostenibilità ambientale, paesaggistica ed energetica. Non a caso la VAS, testo unico ambientale, afferma che la norma, l'articolo 11 di riferimento, afferma che la VAS, la valutazione ambientale strategica, è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano del programma. In questo caso l'autorità procedente è ovviamente l'autorità di sistema portuale attraverso il comitato di gestione. È indiscutibile quindi che il DPSS, questo documento di programmazione, faccia pienamente parte della fase preliminare del processo di formazione del piano regolatore di sistema portuale. Ad ulteriore conferma, le stesse sempre linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2017, che definiscono come devono essere costruiti i piani regolatori di sistema portuale, afferma che appunto, diciamo, il DPSS definisce i contenuti del rapporto ambientale preliminare funzionale all'espletamento della prima fase del procedimento di VAS e costituisce il DPSS uno strumento a supporto del raggiungimento di preintese con le amministrazioni comunali interessate, in quanto consente di confrontarsi preliminarmente sugli obiettivi del futuro piano regolatore di sistema portuale attraverso al fine di una loro condivisione. Ora, uno potrebbe dire, ma poi tanto faranno la base sul piano regolatore portuale, di sistema portuale. Certo, se li approveranno, perché qui mi sembra di capire, ad esempio in Liguria, che fanno solo il DPSS e si fermano lì, ma su questo poi torno proprio alla fine. Mentre successivamente poi verranno approvati progetti in area portuale con diciamo il bel adeguamento tecnico-funzionale, che, come dire, è lo strumentino attraverso il quale si stanno trasformando le pianificazioni dei porti in una sommatoria di progettini con procedure molto accelerate, dove addirittura nell'ultima versione il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici addirittura ha un parere sostanzialmente consultivo. E quindi, insomma, vabbè, diciamo, e soprattutto se non si pronuncia entro un termine è addirittura silenzio assenso. Altra novità di questa riforma è la questione degli ambiti portuali e delle zone territoriali omogenee, cioè gli ambiti portuali vengono definiti di tutta l'area di demaniale portuale, vengono definiti automaticamente ex legge zone territoriali omogenee ai sensi del decreto ministeriale 1444 del 68, il che ha un significato dal punto di vista paesaggistico, perché vuol dire praticamente rimuovere attraverso il combinato disposto dei commi 1-2 del 142, dell'articolo 142 del codice del paesaggio, praticamente diciamo che sono dichiarate ex lege e quindi praticamente viene meno l'interesse paesaggistico di tutte le aree che rientrano negli ambiti portuali. Le regioni dovranno semplicemente adeguare il piano paesaggistico a quanto contenuto nel DPSS e del piano regolatore di sistema portuale. Cioè siamo al rovesciamento, cioè nel senso che, voglio dire, è il piano paesaggistico che dovrebbe essere sovraordinato, che si adegua a uno strumento di pianificazione urbanistica come di programmazione, come il DPSS, e di pianificazione come il piano regolatore di sistema portuale. Come viene approvato invece il piano regolatore di sistema portuale secondo questa recente riforma? La faccio brevissima perché colgo solo l'aspetto più significativo, e cioè che sostanzialmente scompare completamente il ruolo del Consiglio regionale. Il piano regolatore portuale viene adottato dal comitato di gestione e poi attraverso una serie di passaggi dove vengono certo coinvolti con parere consultivo il comune e la regione, viene approvato sempre dal comitato di gestione. Quindi il Consiglio regionale non c'è più, il ruolo di indirizzo della politica non c'è più, a proposito appunto di condivisione. Resta un ruolo della regione nel caso che vengano approvate varianti stralcio, che incidono però su più regioni, come potrebbe succedere nel caso di Spezia, che ovviamente sappiamo che l'autorità di sistema portuale è Spezia e Carrara.
Le varianti stralcio sono uno strumento introdotto dalle recenti riforme della legge quadro sui porti e riguardano quelle modifiche sostanziali all'assetto infrastrutturale e funzionale del piano regolare del sistema portuale, che non però fanno riferimento a contenuti sistemici della pianificazione. Dopodiché poi c'è appunto l'adeguamento tecnico funzionale, che viene ulteriormente, diciamo, semplificato, ed è lo strumento attraverso il cui, come vedremo alla fine, si stanno facendo le vere scelte di pianificazione del porto, tagliando via la VAS, tagliando via praticamente la condivisione con i territori e via dicendo, accelerando tutto quanto in pochissimo tempo. Tanto che, come dicevo prima, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici deve essere espresso entro 45 giorni, decorrendo i quali praticamente, diciamo, scatta il silenzio assenso. Altra norma interessante per i progetti che hanno ancora il vecchio PRP, per i porti, scusate, che hanno ancora il vecchio PRP, il caso è quello di Spezia, perché si è fermato al DPSS, non è andato oltre, ha deciso praticamente di congelare il PRP del 2006, il piano operativo triennale in questi casi potrebbe addirittura definire in via transitoria, cosa voglia dire in questo caso non si capisce bene, la destinazione funzionale di alcune aree, cioè praticamente attraverso un piano operativo triennale, un documento che è una sommatoria di progetti, praticamente diciamo sì, possono modificare le destinazioni funzionali dell'area portuale con una modifica di urgenza, ovviamente, perché sempre il discorso, la scusa di queste modifiche è sempre l'urgenza. Poi ci riempiamo la bocca di autonomie locali, di sviluppo condiviso, bla bla, eccetera eccetera. Ovviamente, in questi casi il piano operativo triennale viene approvato da parte del Ministero delle Infrastrutture con la verifica di assoggettabilità VAS. Ma scusate, un conto è applicare la VAS, sia pure screening, quindi verifica di assoggettabilità, al piano regolatore portuale o una variante del piano regolatore portuale o del piano regolatore di sistema portuale con la nuova edizione. Altro è sottoporre a verifica di assoggettabilità un piano che è una sommatoria di progetti. Concludo e vado a concludere con i due esempi. Appunto, in realtà, al di là dei regimi transitori con cui si applicherà questa nuova riforma, questa visione, diciamo così, di spezzettamento della pianificazione nelle linee di costa e, come dire, di aggiramento delle procedure di valutazione ambientale, soprattutto la valutazione ambientale strategica, ma addirittura anche la valutazione di impatto ambientale, e queste procedure di accelerazione attraverso lo strumento dell'adeguamento tecnico funzionale, che di fatto sta bypassando le varianti. Due esempi sono appunto quello di Spezia, dove già dicevo prima che si è deciso, diciamo, di congelare il piano regolatore del 2006, un piano regolatore che ovviamente non ha avuto la VAS perché all'epoca non era ancora applicabile, ma che ha una via scaduta, perché non dimentichiamoci, questo non lo dice nessuno e lo dico io, la valutazione di impatto ambientale del 2005-2006, l'istruttore 2006, il decreto, è scaduta. Perché, voglio dire, al massimo la via può durare 5 anni o 10 anni secondo riforme recenti per quanto riguarda appunto progetti infrastrutturali, tra cui potrebbero anche ricadere in questo caso le infrastrutture portuali. 10 anni al massimo, non oltre, mentre invece qui siamo abbondantemente oltre 10 anni. Quindi noi stiamo attuando un piano regolatore del porto che è stato congelato, non ha avuto la VAS e praticamente, diciamo, aggira anche la via. Perché, parliamoci chiaro, voglio dire, perché diciamo c'è una durata della via? La via ha una durata perché ovvio che poi il territorio col passare degli anni si modifica sia in termini ambientali, urbanistici, socio-economici, cambia il mondo intorno al posto dove si vanno a fare i progetti sottoposti alla via vecchia, diciamo. Quindi avere congelato questa operazione, gravissimo, oltre ad avere violato secondo me le prescrizioni dell'approvazione del PRP del 2006, che dicevano che quando andavi a intervenire sui singoli ambiti portuali dovevi presentare degli schemi di assetto urbanistico che ovviamente, essendo stati presentati molto dopo quel 2006, potevano essere società via VAS. Di Genova. Anche lì è veramente incredibile che lo spostamento di depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia,
davanti a San Pier d'Arena, un quartiere dove vivono decine di migliaia di persone, a circa 300 metri, non oltre, di questo quartiere, si usi la procedura dell'adeguamento tecnico funzionale. Io spero che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici blocchi questa operazione, però è la dimostrazione che quello che ho detto, diciamo, prima, che queste tendenze, che sembrano tendenze da giuristi fighetti, voglio dire, no? Che si divertono con le procedure, in realtà stanno già, sono già, come dire, diritto materiale, sono già, come dire, applicazione concreta e con scelte, diciamo, scellerate non tanto per il sito in sé, perché poi se si dimostra che quel sito lì è corretto, in teoria potrebbe anche essere, ma voglio dire, ma se tu non fai le procedure adeguate non potrai mai dimostrare che il sito è corretto o che non c'erano delle alternative migliori, perché bypassi la VAS con l'adeguamento tecnico funzionale, bypassi tutte le procedure di valutazione adeguate, perché non fai una variante come dovrebbe essere fatta al piano regolatore portuale. Tra l'altro, la cosa buffa, e concludo davvero, nel caso dello spostamento dei depositi chimici, è che il rapporto integrato di sicurezza portuale approvato nel 2015 dall'autorità di sistema portuale di Genova, quindi non è una cosa che un'interpretazione mia, chiarisce proprio che la zona di Ponte Somalia, di la zona San Pier d'Arena, diciamo nella parte ovviamente portuale, deve avere diciamo, come attività tutto meno che depositi di questo tipo. Quindi il rapporto integrato di sicurezza portuale attuale dice che lì non ci possono andare i depositi chimici, però hanno già approvato al comitato di gestione la procedura di adeguamento tecnico funzionale, quindi se qualcuno non li fermerà, o il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o un giudice amministrativo, questi andranno avanti e hanno già deciso un sito senza aver fatto nessuna procedura di valutazione né ambientale né sotto il profilo della Seveso 3. E questo è quello che sta succedendo purtroppo in questo paese. Con buona pace della direttiva 2008/56 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, con buona pace del regolamento 1255/2011 che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata, con buona pace della direttiva 2014/89 sulla pianificazione degli ambienti costieri integrata con le politiche marittime, con buona pace del decreto legislativo 201/2016, attuazione di un'altra direttiva, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Tutte queste direttive e norme europee ringraziano sentitamente, e io ringrazio voi per la pazienza, per avermi ascoltato. No, ma grazie Marco della posizione, che ho visto l'hai fatta anche in maniera concitata, perché hai voluto Sì, ho dovuto correre, perché sennò capite bene che in realtà ogni punto che ho detto andava approfondito. Lo dico anche da professionista, ecco, mi rendo conto, però il tempo era quello che è. Io comunque la mia relazione completa la pubblicherò sul mio blog. Sì, ma se qualcuno voglia andarsela a vedere. Questo è importante, tra l'altro il video, come tu sai, rimane anche per chi lo vuole rivedere dopo, per cui coloro che lo vogliono andare a rivedere, diciamo, rivedere tutte le parti che hai citato, lo possono fare. E poi faremo, come ci siamo detti, anche con il gruppo di Legambiente La Spezia, con Ludovica e con gli altri, faremo sicuramente degli ulteriori approfondimenti su questa tematica. Questo non è che uno dei primi incontri che vogliamo fare, tra l'altro lo volevamo fare in presenza, come sapete, ma purtroppo abbiamo optato per la diretta web per le ragioni della pandemia che sapete, quindi se la cosa dovesse andare un po' a posto il nostro intento. Sì, volevo dire anche un'ultima cosa sugli aspetti più strettamente spezzini. Questa ovviamente aveva un taglio, diciamo, più tra virgolette generale, la mia relazione. Faremo una seconda puntata, come abbiamo già detto, e lì magari entreremo nel merito proprio delle questioni specifiche spezzine. Certo. Allora, okay. Molto interessante le cose che ci dicevi, perché si parla appunto di permeabilità tra porte e città, la relazione di Ludovica Marinaro era incentrata su questo, è stata molto apprezzata anche dai commenti in chat, e poi abbiamo queste modifiche a regolamenti, a leggi, a direttive che fanno intendere tutt'altro, perché la cosa che comunque un piano regolatore portuale futuro, oppure anche degli adeguamenti tecnici funzionali o altre cose, insomma, o dei programmi operativi vengono approvati dallo stesso ente che li promulga, insomma, quindi il controllore e il controllato coincidono, questo veramente credo che sia l'antitesi di ogni ragionamento invece di condivisione e di, come dire, di larga partecipazione su queste scelte, così come
il ragionamento che hai fatto sulla pianificazione paesaggistica, cioè qui si ribalta veramente il concetto. Credo che sia un pochettino anticostituzionale quello che è stato fatto di dire che appunto non si applica all'ambito portuale un discorso di valenza paesaggistica, e anzi è la valenza paesaggistica che si deve adeguare. Mi sembra veramente al contrario di quello che abbiamo imparato in questi anni sulla centralità dell'aspetto paesaggistico. Quindi, insomma, questioni veramente non da poco. Io adesso darei la parola a Paolo Varrella, già storico presidente Legambiente La Spezia e mitilicoltore. Dopo di lui poi parlerà il professor Ravagnan e poi Somarriva e Zanchini. Vai Paolo. Buonasera a tutti. Dunque, io vorrei dare una visione, traslare la visione paesaggistica a cui faceva riferimento Ludovica dalla terra al mare, ovvero sia una visione subacquea, non solo nella pianificazione territoriale, ma diciamo, vedendo le conseguenze di quella che è una evoluzione dell'antropizzazione di uno specchio acqueo come è il Golfo della Spezia, da un punto di vista trofico e produttivo. Negli anni, diciamo, per descrivere un corpo idrico sono stati studiati tanti parametri, soprattutto dal punto di vista nel Golfo, soprattutto dal punto di vista dell'inquinamento, per le ovvie vicende che ci sono sempre state da 30 anni a questa parte. Però ci sono alcuni parametri particolari che vorrei citare stasera, che sono il BOD, il COD e l'ossigeno disciolto. Il BOD è il Biological Oxygen Demand, il COD è il Chemical Oxygen Demand e poi l'ossigeno disciolto in mare. Perché? Perché ci sono delle situazioni che si vengono a creare, soprattutto nelle zone portuali, dove la diminuita circolazione delle correnti, dell'acqua dovuta alla costruzione di moli, di pontili, di opere aggettanti, l'immissione di reflui o comunque di sostanza organica o comunque carichi organici di varia natura, anche l'immissione di sostanze che sequestrano ossigeno, sostanze chimiche che possono essere inquinanti o metalli, anche fattori naturali, determinano magari anche amplificati dal cambiamento climatico, dall'aumento della temperatura media del mare o da situazioni meteorologiche particolari, determinano una diminuzione dell'ossigeno disciolto nel corpo idrico. Ora, come poi il professor Ragnan potrà dire sicuramente meglio di me, la fotosintesi di giorno può dare una mano. Nell'acqua, nel mare ci sono le microalghe, ci sono le alghe, le fanerogame, ci sono diversi organismi fotosintetizzanti, però arrivati a un certo livello di respirazione o comunque di sottrazione di ossigeno dovuta anche alla creazione di situazioni anossiche, per esempio si forma idrogeno solforato nei sedimenti anossici. Questo determina delle crisi distrofiche. Ora, è stato visto nel Golfo da qualche anno a questa parte, facendo studi mirati, proprio la tendenza a sviluppare queste condizioni di anossia, che hanno tutta una serie di conseguenze. Io parlo dal punto di vista produttivo perché sono un allevatore di molluschi diciamo, le conseguenze più evidenti sono relative alla mancata fioritura di fitoplancton, alla produzione appunto di sostanze nocive per i molluschi e per gli altri organismi marini. Ora, per ovviare questo, abbiamo progettato dei pontoncini fotovoltaici che alimentano dei compressori che fanno gorgogliare lentamente aria sotto la superficie del mare. Questo serve per appunto dare una mano al mare a respirare. Io ho fatto recentemente una comunicazione al TEDx di Lerici, se qualcuno è interessato può andarlo a cercare, dove ho spiegato più approfonditamente questo meccanismo del dare respiro al mare. E questo si lega a
ha diverse possibilità, la voglio mettere in propositivo, per esempio per quelle aree portuali molto, molto chiuse, molto diciamo distali dal mare aperto, dove si può comunque fare una bioremediation dei sedimenti e si può fare anche una rinaturalizzazione. Con Enea e anche con l'autorità portuale, mi rifiuto, scusate, di chiamare l'autorità di sistema e tutto il resto. Io sono, da questo punto di vista sono nostalgico. E con l'autorità portuale ci sono diverse diciamo, ipotesi progettuali proprio per andare a rinaturalizzare queste aree. Cosa vuol dire rinaturalizzare? Rinaturalizzare vuol dire sostanzialmente ricreare le condizioni affinché si possano ricostituire delle successioni ecologiche, partendo dagli organismi calcificanti come alghe incrostanti, ma soprattutto molluschi, che sono quelli che sottraggono, sintetizzando i loro gusci di carbonato di calcio, sostanzialmente sottraggono CO2 dal mare, acido carbonico e di conseguenza CO2 dall'atmosfera. Ovviamente, ripristinando questi reef di organismi filtranti, questi abbattono comunque nutrienti e aiutano a disperdere l'energia di varia natura che viene immessa in mare dalla terraferma o comunque sia energia che è accumulata in quelle zone e quindi si riesce a dissipare grazie a questi organismi. Questo è un approccio diverso e che invito, visto che c'è l'ordine degli architetti, invito a prendere visione di questo approccio diverso, cioè progettare pensando anche alla mitigazione di quello che si vede sotto il mare, perché noi siamo sempre abituati a vedere il mare da sopra, però il problema è che poi va fatta una programmazione anche su quello che rimane sotto. Io mi voglio dilungare oltre, ripeto, se qualcuno vuole fare degli approfondimenti sul canale YouTube del TEDx di Lerici. C'è tutto quello che ho fatto. Io ringrazio tutti per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Grazie Paolo. Adesso diamo la parola, cioè, ci stiamo preparando a dare la parola al professor Rovagnan. E volevo solamente dire che ci sono stati alcuni commenti che non ho ancora riportato, a parte Anna Maria Monteverdi che dice molto interessante, Vittorio Gasparini dice Marco sarà stato censurato, ma in realtà è una battuta. Poi sempre Fabio Giacomazzi dice sulla connettività ecologica si può proficuamente collaborare tra architetti e naturalisti, quindi sicuramente questo è un aspetto che dobbiamo portare avanti, quello della collaborazione tra queste due categorie molto importanti per noi. E sempre Fabio dice la questione delle vie d'acqua e a spezie è molto interessante, quello che ci raccontava appunto nella relazione Ludovica Marinaro, vista la ricchezza a livello idrologico idrografico della Piana del Mare di Migliarino, scusate. Poi niente, questi sono i commenti. Lascio la parola adesso al professor Ravagnan, ringraziandolo per la sua presenza. Vedo che c'è il microfono staccato, non so chi è che lo deve attaccare, se lui o noi, però insomma. Fatto. Bene, buonasera a tutti. Ho ascoltato con molto interesse gli interventi che mi hanno preceduto. Io farò un discorso in tempi contenuti, in modo da lasciare in caso spazio a qualche discussione su quello che dirò, ma prendo lo spunto da quello che ha detto il presidente Varella. E per chiarire alcuni concetti e anche del mio interesse personale sulla Spezia. Premesso che io negli ultimi anni della mia vicenda veneziana di professore di microbiologia e scienze ambientali ho collaborato moltissimo con l'autorità portuale, perché il professor Paolo Costa, presidente dell'autorità portuale per parecchio tempo, era
collega, un collega universitario, che ha chiamato me ed altri colleghi su un progetto che lui aveva definito semplicemente Ecoporto. E il tempo non c'è per descrivere tutte le iniziative che si sono fatte, però i risultati poi li abbiamo presentati in 3 manifestazioni diverse nel 2012, 13 e 14, denominati Green Port, di cui io poi sono stato il coordinatore scientifico. In più, con un finanziamento del Ministero della Ricerca, io e con l'accordo con l'allora provveditore, diciamo il magistrato alle acque, abbiamo fatto anche degli speciali interventi, uno in area portuale e uno in area cittadina all'Arsenale, di quello che si è chiamato dei progetti di bioremediation, con risultati interessanti che poi sono disponibili nel caso io li procuro. Oggi io vedo la cosa in uno scenario che è quello che viene dall'attuale crisi, che è crisi climatica, ma che in Italia e in Europa sta diventando anche crisi energetica e anche economica. In che cosa il sistema porto, inteso come bacino complessivo di acqua dell'unità fisiografica del Golfo dei Poeti, può essere interessante? Ed è la ragione dello studio che io ho cominciato a fare alcuni anni fa, per vedere qual è la capacità del sistema della molluschicoltura spezzina di fissare anidride carbonica, portando qui diciamo delle esperienze già fatte e finanziate a suo tempo dalla regione del Veneto in tutta l'area polesana. Perché? Perché i molluschi bivalvi sono gli organismi migliori per quello che riguarda non solo la fissazione che viene fatta nell'ambiente fotosintetico, soprattutto da fitoplancton, ma sono dei sequestratori di carbonio, perché quello che viene fissato nelle valve è qualcosa di permanente e rappresenta una sottrazione netta dal ciclo aria-acqua-sedimento, per cui è molto importante. Tanto per darvi un'idea delle dimensioni, la mia stima, che adesso stiamo in un progetto che è sponsorizzato da, anche sostenuto dall'Associazione Mediterranea degli acquacoltori, dei molluschicoltori, per inciso, tanto per darvi un'idea, 100.000 tonnellate all'anno di prodotto che viene fatto da questo sistema. Beh, il sistema spezzino di molluschicoltura, già come ordine di grandezza, sequestra più di 500 tonnellate di anidride carbonica che predeva dall'acqua, dall'acido carbonico, ed è una diretta, diciamo, captazione di quello che è nell'aria. Per cui il sistema marittimo di La Spezia, con la sua molluschicoltura, e anche il sistema terrestre che sta dietro alla Spezia, che è un bellissimo patrimonio boschivo, nel loro insieme, in un concetto che è oggi decarbonizzazione. Beh, decarbonizzazione non significa solo emettere meno anidride carbonica, ma decarbonizzazione significa gestire in termini intelligenti e proattivi il ciclo della CO2 di un comprensorio, che può essere, che so, la provincia di Venezia, in cui ci sono dei patrimoni di natura forestale che sono dei fissatori di anidride carbonica, e poi dei patrimoni invece marittimi che nel loro complesso poi danno un equilibrio riguardo alle emissioni con quello che viene fissato. Il problema è decarbonizzazione. Oggi si parla di carbon neutral, cioè fare sì
con una serie di strategie, che è troppo lungo qui, ma con gli architetti ci si potrà vedere in un'altra occasione, in modo che le emissioni del sistema territorio siano compensate dalle quelle che sono le sottrazioni che avvengono sostanzialmente dai sistemi biologici, siano essi terrestri che nel caso di La Spezia, come ho detto, molto importante, e con la molluschicoltura. C'è un altro, e finisco questo tanto per dare un'indicazione dell'importanza di queste attività. Fra poco, spero dopo gli eventi che ci porterà un Presidente della Repubblica, e dopo Mattarella, c'è una legge che sta per passare, diventare legge, si chiama già approvata, e però mancano alcuni dettagli alla Camera, si chiama legge salvamare. È quella legge che vieta il consumo della plastica in mare. Beh, la proposta che io ho fatto e che è stata accolta, e che abbiamo fatto anche con l'Associazione Mediterranea dei Molluschicoltori, è molto semplice. Quella di sostituire le retine di plastica che servono per gestire la crescita e la produzione poi dei mitili, di farlo con fibre vegetali. Perché in questa maniera non solo si evita l'uso e pertanto la conseguente dispersione della plastica in mare, ma con le fibre vegetali si aumenta la quota relativa di CO2 che viene fissata nel sistema produttivo. Per cui diventa la molluschicoltura fatta con questa ingegneria vegetale è estremamente importante. AMA, di cui io sono il coordinatore scientifico per questo progetto, ha preso La Spezia come punto di riferimento per fare questa prima procedura di contabilità della CO2 fissata, e l'esperienza di La Spezia sarà oggetto di poi una diffusione in tutti gli altri associ di impianti che sono in Italia, in modo da poter fare da quello che si farà alla Spezia di fare un evento, cioè un Blue Carbon Sink basato sulla molluschicoltura nazionale, che è fortemente importante, molto importante sul discorso dei cambiamenti climatici, almeno nel nostro contesto. Finisco solo prendendo quello che ha detto il Presidente della Molluschicoltura Varella, che è sul discorso dei sistemi di gestione dell'acqua, di quello che è sott'acqua. Ha perfettamente ragione. La qualità dell'acqua non è solo quella che circola, ma la qualità dell'acqua, la battente di acqua, è fortemente condizionata dalle caratteristiche dei sedimenti, e i sedimenti di La Spezia nel loro complesso, scegliendo i punti giusti, hanno bisogno di una gestione, io dico con sistemi biologici, perché non c'è bisogno di fare niente di pesante da un punto di vista di impatto ambientale, ma con un programma oculato, sito per sito, si può vedere quelle che sono le necessità sostanzialmente di ossigeno, perché dando ossigeno ai sedimenti si rimettono in moto tutta una serie di funzioni che sono estremamente utili come qualità, per esempio vanno via i cattivi odori, e poi sono estremamente importanti in una logica, e qui gli architetti hanno solo il loro tempo da dedicare per spezialirsi di cosa significa portare un territorio in una situazione di neutralità carbonica. Per cui penso ci vedremo anche dopo questa occasione, di cui ringrazio tutti. Grazie a lei, professore. È molto interessante sia appunto il ragionamento sviluppato sia da Paolo Varrella che da lei. Abbiamo scoperto, magari voi lo sapevate, la mitilicoltura può essere un strumento molto utile anche alla lotta ai cambiamenti climatici, perché c'è una capacità di fissazione della CO2 molto importante da questa pratica, e anche
la tematica appunto dell'uso non più della plastica, e quindi l'altra grossa battaglia che Legambiente sta facendo adesso a livello nazionale, anche a livello mondiale, che è quello di appunto di abbandonare la plastica non necessaria e la plastica monouso, e quindi tutto quello che ne consegue, anche tutta la tematica delle microplastiche. Quindi importantissimo quello che lei ha detto, quello che Paolo Varella ha detto prima, e ci ritorneremo senz'altro, perché è una dimostrazione di come diciamo, le vocazioni del Golfo non sono solamente univoche, ma hanno varie sfaccettature, e sono anche vocazioni che hanno un grosso pregio ambientale di lotta ai cambiamenti climatici. A questo punto, ecco, darei la parola al presidente dell'autorità portuale, all'autorità di sistema portuale, Mario Sommariva. Ci sono state messe molte cose al fuoco. Tra l'altro, con il presidente Sommariva c'è un dialogo da quando si è insediato, che apprezziamo, gliel'abbiamo detto sia pubblicamente che sulla stampa locale. Questo dialogo sta continuando. Sicuramente ci sono anche tante posizioni divergenti tra l'autorità portuale e le associazioni ambientaliste, però questo fa parte della dialettica democratica e credo di un civile confronto, cosa che, ripetiamo, nel passato non è avvenuta, non certo per colpa nostra. Quindi, Presidente, a te la parola. Oh, grazie Stefano, grazie a Legambiente per questa occasione di confronto anche, come dire, molto sicuramente dura e difficile per taluni aspetti, che però ritengo sia una tappa di questo dialogo che abbiamo intrapreso, insomma, da un po' da un anno a questa parte per cercare quantomeno di capire reciprocamente, da un lato, diciamo, le ragioni che io personalmente comunque condivido e cerco pure di in qualche modo di rappresentare e di introiettare all'interno delle scelte che stiamo compiendo di tutela dell'ambiente e le ragioni, diciamo, dello sviluppo del porto. Quindi ho ascoltato con estremo interesse tutti gli interventi e parto un attimo dalle alcune osservazioni, diciamo, molto critiche dell'avvocato Grondacci sull'attuale assetto normativo della pianificazione portuale, che devo dire in maniera, lo dico in maniera molto, molto franca da una parte e serena dall'altro, che alcune considerazioni dell'avvocato Grondacci mi sembrano condivisibili, nel senso che indubbiamente, diciamo, il nuovo assetto normativo contiene alcuni squilibri sulla questione paesaggistica, contiene alcuni squilibri sul ruolo della regione. Nello stesso tempo dico è difficile in Italia fare delle leggi equilibrate e quindi con un pendolo che oscilla fra la paralisi e la semplificazione, magari che può avere pure, diciamo, degli elementi di eccesso, e quindi per semplificare, trascurare alcuni elementi, ecco, è difficile collocarsi e collocare la linea di azione su un binario che ci faccia, come dire, avanzare a realizzare, diciamo, determinate attività che non sono magari soltanto opere, ma possono essere anche opere infrastrutturali entro un orizzonte temporale che sia compatibile con i processi economici, perché questa è una dicotomia che è molto forte, che
che è difficile affrontare. Avete visto per esempio quella, e poi verrò anche allo straordinario, bellissimo intervento dell'architetto Marinaro, ricordo quella fotografia del porto di Rotterdam, no? Con questa convivenza di ogni cosa all'interno, dove c'erano le paleoliche, le ciminiere di raffinerie e altre, cioè una sensazione di grande complessità che evidentemente, anche dato il peso che in quel paese ha l'economia marittima, la capacità di quel porto, diciamo, o diremmo oggi, di essere resiliente rispetto agli sviluppi di mercato, ecco, in un modo e con una rapidità di scelte, di realizzazione di interventi che non è compatibile con i nostri. Oggi, se noi oggi siamo qui a ragionare 15 anni dopo di una realizzazione di opere, appunto, di un piano regolatore che è del 2006, io dico sommessamente, poi cioè, potremmo fare, ecco, tante discussioni su questo, ma evidentemente qualche diciamo elemento di distorsione c'è. Allora, io credo una cosa, e non voglio con questo, come ho detto, che non sono molto d'accordo con questi eccessi di semplificazione, nello stesso tempo dico che abbiamo avuto di mezzo, rispetto alla nostra vita, una pandemia che ha portato il professor Ravagnan prima ne tracciava, no, gli elementi, una crisi che è economica, sociale, energetica, climatica, per taluni aspetti anche culturali, pensiamo a tutto il tema del rapporto con la scienza, il rapporto con la democrazia, perché insomma mi pare che, ecco, la pandemia susciti dei temi di riflessione estremamente profondi. Ecco, il tema delle semplificazioni è comunque un portato della nuova politica europea basata sul Next Generation EU, su una nuova politica di intervento pubblico che ha in qualche modo cambiato e superato il rigorismo finanziario che ha animato la politica comunitaria negli anni passati, producendo tanti danni e tanti sconquassi, e oggi quegli interventi, finanziamenti, quei grandi ingenti finanziamenti collegati a dei precisi obiettivi di cambiamento, a una transizione ecologica, a una transizione digitale, a una transizione sociale, perché non scordiamo che dentro gli obiettivi del Next Generation EU l'inclusione sociale ha un posto fondamentale. Allora, io credo che qualche cosa si dovesse e si debba fare, se si debbono attuare un complesso di interventi che hanno questo segno, e per quello che ci riguarda come autorità di sistema portuale, quello è il nostro orizzonte strategico, quindi gli interventi che facciamo, che faremo, che abbiamo pianificato e programmato, sono interventi finalizzati almeno a queste tre, diciamo, grandi transizioni. E allora un recovery plan, no, che ha la necessità di rendicontazione entro il 2026, si porta e si trascina dietro necessariamente qualche necessità di semplificazione. Ecco, io non so dove sia il punto esatto, avverto che qualcosa bisognava fare e avverto anche il fatto che anche, diciamo, nella nostra città, nel nostro golfo, nel nostro porto, nel nostro territorio, non è il momento di stare fermi, non è possibile non essere, appunto, resilienti, non mettere in atto delle politiche, diciamo, di vario tipo, ma che vadano a costruire
un cambiamento profondo. Quindi, da questo punto di vista, io resto convinto, e lo sono profondamente, che è possibile coniugare lo sviluppo del porto con la tutela dell'ambiente. È possibile coniugare i traffici portuali con la tutela del golfo nel suo complesso. Mi è capitato di dire alcune volte di sentirmi non il presidente dell'autorità portuale, soltanto portuale, ma il presidente di un'autorità del golfo che ha in carico la necessità di tutelare nel loro insieme le attività, a partire anche da quella che citava Paolo Varrella, che lui svolge con tanto impegno e tanta passione, che è quella della nitilicoltura, ma tutto quello che va sotto il titolo di Blue Economy, che vuol dire un uso del mare anche economico, che tuttavia deve essere appunto in generale compatibile col tema della tutela delle acque, col tema della tutela del paesaggio, col tema della tutela del fondale marino. Ora, noi siamo dentro, e me ne rendo ben conto, è un po' la questione che mi tormenta da quando ho assunto questo impegno, dentro una città ferita nel rapporto col porto. L'architetto Marinaro, secondo me, in una relazione veramente molto, molto ricca, molto bella, molto importante a mio avviso dal punto di vista sia dell'analisi storica, ma dell'analisi diciamo profonda sul rapporto fra porto e città sotto un ambito, ecco, di interdisciplinarità, ha usato una parola che abbiamo usato anche noi nel nostro piano operativo triennale, che qui voglio dire con rispetto e in maniera sommessa all'avvocato Brondacci: non è una somma di interventi, lo prego di leggere il nostro, è una visione strategica all'interno del quale ci sono anche degli interventi che non sono solo infrastrutturali, ma sono gli interventi complessivi su appunto tutta una serie di elementi, che non è una semplice, ecco, sommatoria di interventi. Poi con lui dissento totalmente da quel tipo di procedura, perché proprio perché il piano operativo triennale è la cosa che sto dicendo io, non può essere utilizzata per fare delle varianti stralcio e cose di questo tipo, ma questo poi magari l'affronteremo appunto in un altro momento. Allora, Marinaro diceva c'è un'inscindibilità. L'inscindibilità è esattamente il termine che noi abbiamo usato nel piano operativo triennale, perché è finalizzato. Piano operativo triennale è tutto finalizzato, sono 120 pagine, quante ne sono, finalizzate appunto al tema della ricucitura del rapporto fra porto e territorio. Nell'ambito di quello che lei diceva, erano individuati molto chiaramente, molto bene, i benefici del porto e gli impatti negativi del porto. Devo dire che su tutti quegli impatti negativi che sono stati elencati, le emissioni, la qualità dell'acqua, del suolo, il ciclo dei rifiuti, la tutela della biodiversità, il rumore e quant'altro, abbiamo progetti, stanziamenti, impegni precisi, in parte anche finanziati dal PNRR, che andranno, a mio avviso, se ci riusciamo, se riusciamo a farlo, se avremo la capacità e la continuità di poter lavorare, di cambiare profondamente il rapporto con il porto. L'espansione del porto, che è prevista nell'ambito, diciamo, del terzo bacino e della Marina del Canaletto, ha altresì una ritirata del porto rispetto alla città. Ora, questo è un tema, il tema del waterfront è stato ben appunto anche questo evidenziato dalla Marinare, un tema che è estremamente antico e vecchio nella città di La Spezia. Io ritengo che con l'accordo che abbiamo fatto a luglio con
la Consip di aver messo le basi per la possibilità di dare al tema waterfront, quindi a un recupero comunque di un respiro della città verso il mare, a un recupero di spazio, a una prima permeabilità. Qui non discuto cosa ci dobbiamo fare o cosa non ci dobbiamo fare nel waterfront, casomai su quello faremo un altro incontro con Legambiente e magari il contributo anche degli architetti sarà molto importante. Cioè, adesso non è questo il tema è: per la prima volta dopo tanti anni si fa un ragionamento di espansione dell'infrastruttura del porto, che peraltro non recentemente non aveva trovato, diciamo, spazi in una condizione che è ancora fortemente competitiva, almeno fra i porti dell'Alto Tirreno, per cui è necessario, per avere un futuro per il porto commerciale di La Spezia, fare alcuni adeguamenti, ma nello stesso tempo il ritiro del porto commerciale, quindi aprire ad una permeabilità della città verso il mare attraverso il recupero del waterfront con delle tappe precise. La prima, diciamo, accesso si apre ora, quindi a partire, la riconsegna è già partita da gennaio del 2022 e si concluderà il processo con il recupero dell'intera Galata Paita al settembre del 2023. Nell'ambito degli adeguamenti infrastrutturali sono necessari alcuni interventi di dragaggio. Spesso io li ho definiti chirurgici, cosa vuol dire? Quelli strettamente necessari a fare alcune cose. In particolare ce n'è una a cui io tengo molto, che è quella della sicurezza della navigazione. Se noi non facciamo una pulizia del canale di accesso al porto, garantendo, diciamo, un fondale costante nel canale d'accesso a 15 metri, cosa che comporterà, diciamo, l'escavo di non una grande quantità di sedimento, avremo una situazione di navigazione più sicura. Perché io vorrei, ecco, proprio perché Paolo Varrella parlava appunto della qualità del fondale, ecco, Dio non voglia che ci possa essere un qualunque incidente a navi, insomma, delle dimensioni che conoscete nel canale di accesso per determinate condizioni della sua configurazione o determinate condizioni meteo che potrebbero, diciamo, eventualmente provocare, diciamo, problemi. Quindi quella intervento migliorerà in maniera molto forte la sicurezza della navigazione. L'altro intervento di dragaggio sarà necessario per garantire la navigabilità delle nuove banchine che si andranno a costruire nel terzo bacino, anche qui garantendo una navigazione sicura. Per quanto riguarda la gestione dei sedimenti, questa sarà fatta dopo la conclusione della campagna di caratterizzazione, peraltro in un incontro dell'altro giorno proprio con associazioni ambientaliste abbiamo garantito che non appena conclusa questa campagna, diciamo, nelle prossime settimane, ci sarà un'illustrazione di quelli che saranno i risultati di quella campagna, perché non tutto il porto ha gli stessi livelli, diciamo, di inquinamento, e laddove perché le modalità, diciamo, di gestione dei sedimenti sono quattro fondamentalmente: ripascimento se è pulitissimo, e non mi pare il caso, mi pare molto difficile, immersione a mare secondo modalità autorizzate dalla regione, secondo modalità che individuano un sito che abbia caratteristiche compatibili con questo intervento, che viene realizzato non disperdendo nel mare del materiale, ma con l'immersione, diciamo, in tubi su una piattaforma che non deve superare i 5 centimetri di sedimento, e laddove non esistano, diciamo,
piante di posidonia o di altre, diciamo, alghe che abbiano la funzione di rilasciare ossigeno con un fondale minimo di 50 metri, quindi ci saranno, laddove questo fosse possibile, cioè laddove le caratteristiche sia granulometriche che diciamo delle analisi chimiche di quei sedimenti lo rendano possibile e compatibile, ci potrà essere questo tipo di gestione autorizzato dall'ARPAL e dalla Regione Liguria. Le altre modalità di gestione sono cassa di colmata e conferimento a discarica di quei sedimenti che abbiano caratteristiche tali da non essere gestiti diversamente. Ecco, peraltro le quantità che noi prevediamo al massimo, diciamo, di gestire sono tali, per esempio, da, forse arriveremo fra tutto a 800.000 metri cubi, per dargli un termine di paragone. La Darsen Europa di Livorno prevede un dragaggio di 18 milioni di metri cubi. Tutto però dovrà essere realizzato nella tutela dell'ecosistema del Golfo, da qui una procedura concordata anche con gli impianti di mitilicoltura. E qui vorrei dire, cogliendo le cose che diceva Paolo Varella, cioè che questi interventi nel Golfo dovranno essere l'occasione per rinaturalizzare il fondale, secondo le indicazioni che costruiremo insieme appunto alle associazioni, alle imprese di mitilicoltura. Non voglio farla ulteriormente lunga. Ecco, credo che sulle suggestioni che ci sono state date, nel particolare nell'intervento dell'architetto Marinaro, quando diceva abbiate dei parametri, centralità della popolazione, centralità della persona, valore economico anche del paesaggio, noi ci troviamo pienamente e riteniamo che sia possibile fare degli interventi che siano di sviluppo dell'infrastruttura, ma di rivoluzione dal punto di vista energetico, con l'elettrificazione, diciamo, totale dell'attività portuale, quindi un porto, diciamo, a zero emissioni e totalmente decarbonizzato, e soprattutto un porto, perché qui che voglio spendere l'ultima parola, quando si fa il ragionamento sul rapporto fra porto e città, si mettono gli accenti giustamente sugli aspetti urbanistici, fortemente i temi ambientali, ma molto poco si ragiona sull'elemento, diciamo, sociale. Cioè, una delle mie idee è che una delle nell'analisi che si fa nel tempo, è vero, il rapporto fra porto e città non è una linea retta, ma ha avuto stagioni diverse, soprattutto anche in modo diverso città per città. Da certi aspetti La Spezia non è mai stata tradizionalmente, come dire, una città portuale, è la città dell'arsenale, ma non era la città del porto. Ecco, però la vera rottura è la rottura sociale, cioè nelle comunità urbane, quando il porto rappresentava l'integrazione dei portuali, dei pescatori, delle famiglie, di un mondo che si racchiudeva attorno al porto e veniva vissuto effettivamente come una cosa propria, nessuno si sognava, ecco, di sentire estraneità. Ovviamente questo, siamo nel mondo industriale moderno, è molto difficile, però chissà, recuperare in qualche forma diversa, ecco, questo senso di comunità per me sarebbe veramente importante e creerebbe un valore aggiunto per la nostra città e il nostro territorio. Bene, ringraziamo il presidente dell'autorità di sistema portuale Mario Sommariva per l'intervento. Devo dire che, come avete notato nel corso della conferenza, non abbiamo affrontato in maniera specifica alcune questioni che lui ha poi invece affrontato. Sicuramente le tematiche che riguardano
sia il waterfront, la restituzione di Calata Paita, che lo sviluppo del porto, quindi del terzo bacino, e la questione dei dragaggi, sono questioni che abbiamo molto, come dire, molto presente noi come ambientalisti e soprattutto come Legambiente, e su questo insomma noi vigileremo molto perché affinché le cose che sono state dette anche da, appunto dalla relazione di Ludovica e anche dagli interventi di Marco e di Paolo Varrella e del professor Romagnà siano veramente, diciamo, centrali in un ragionamento anche sulle cose concrete da fare nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Quindi sicuramente ritorneremo sulle tematiche che riguardano appunto sia il waterfront che, diciamo, la compatibilità ambientale dello sviluppo del porto e sulla questione dei dragaggi. Sulla questione dei dragaggi noi siamo per la tutela delle aree marine protette, soprattutto per quello che riguarda il santuario dei cetacei, ma anche direi le questioni legate ai nostri parchi che abbiamo qua nella nostra provincia, cioè soprattutto l'area del parco di Monte Marcello Magra a Vara, ma anche soprattutto i parchi che hanno poi un'area marina protetta, che sono quello di Porto Venere e delle Cinque Terre. Insomma, credo che lo sversamento a mare dei fanghi sia veramente l'ultima chance, anzi per noi non deve proprio esistere, ma questo è oggetto di, come dire, di discussione. Il Presidente lo sa bene perché ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa in maniera molto dialettica, e quindi su questo il confronto c'è un confronto civile, ma ecco, ci sono idee che sono non collimanti. Questo mi dà la possibilità, appunto, per il ragionamento che abbiamo fatto sulla pianificazione, su introdurre il nuovo concetto di permeabilità tra porte e città, e anche le questioni che ricordava Marco Grondacci sulle normative che evolvono in senso molto negativo per noi rispetto a quello che dovrebbe essere invece una transizione ecologica così come la intendiamo, sulle questioni di lotta ai cambiamenti climatici che ci hanno ricordato benissimo Paolo Varrella e il professor Ravagnan. Con tutte queste cose fanno un po' da sfondo per dare la parola al nostro vicepresidente nazionale Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente, che ringraziamo per la sua presenza e a cui affidiamo un intervento conclusivo, dopodiché tireremo le somme di questo incontro, che mi sembra che sia andato molto bene anche in termini di partecipazione, di ascolti, di interazioni, e c'è tutta la parte appunto degli architetti che ha partecipato, insomma, che è molto importante, e questa connessione tra architetti e naturalisti che chiedeva Fabio Giacomazzi, insomma, per noi è, per dire, l'ambiente è fondamentale, insomma. Quindi Edoardo, a te la parola e grazie ancora della presenza. Grazie Stefano, grazie del coinvolgimento, ma io ho ascoltato con molta attenzione, ho trovato appunto la conferma di quanto oggi questi temi siano di grande attualità. Improvvisamente il tema della portualità e del trasporto marittimo oggi è al centro di una grande attenzione internazionale, per una serie di ragioni che è utile ricordare. Non esiste possibilità di arrivare alla decarbonizzazione in Italia, in Europa, se non affrontiamo il tema del trasporto, e qui dentro dobbiamo metterci anche il trasporto marittimo, che in passato veniva considerato comunque a prescindere quello più sostenibile, perché ovviamente rispetto al porto su gomma è di gran lunga preferibile, ma a quel punto era come se poi non ci si volesse occupare delle questioni che in qualche modo riguardavano le navi, riguardavano i porti. Ed invece oggi, proprio nello scenario degli obiettivi climatici europei, c'è una grande attenzione, ci sono nuove politiche, investimenti, e allora credo che questo ragionamento su Spezia in qualche modo debba diventare un po' un'opportunità per tenere assieme i tanti concetti che abbiamo sentito oggi, i ragionamenti, le visioni che ci ha fatto sentire Ludovica Marinaro, le scelte, gli interessi che in qualche modo ruotano intorno all'area portuale, in un'idea per la quale appunto oggi dobbiamo riuscire a trovare le condizioni per contemperare queste esigenze e queste possibilità. Che voglio dire? Che finalmente abbiamo la possibilità di risolvere alcuni problemi,
Pensiamo al problema dell'inquinamento dentro l'area portuale legato appunto alla presenza delle navi. Oggi con il Cold Ironing, con le risorse del Cold Ironing, possiamo affrontare queste sfide, perché appunto possiamo spegnere le navi in porto, e per questo abbiamo delle risorse previste al PNRR. In più c'è una grande attenzione all'utilizzo delle aree portuali, ci sono aree industriali e aree portuali dismesse, insomma, aspetti al centro di grande attenzione da questo punto di vista. C'è la possibilità di ridisegnare anche il rapporto tra porto e città, come diceva l'architetto Marinaro. Ci sono tante questioni che si incrociano. Pensiamo alla possibilità di costruire una filiera del trasporto sostenibile tra navi, porto, Pontremolese e appunto un sistema della mobilità e della logistica delle merci che funzioni davvero. Per riuscire a compiere questa svolta, che significa appunto davvero dare a Spezia un ruolo strategico dentro il sistema dei trasporti, ma anche la possibilità di vivere meglio dentro la città, riconquistare il rapporto col mare, garantire appunto un lavoro di qualità, dobbiamo riuscire a tenere assieme queste sfide. Perché poi appunto l'intervento che voglio fare io, in qualche modo cerco anche di tenere conto di tutto quello che ho sentito. Quello che oggi è necessario riuscire a trovare a Spezia è una pianificazione che tenga assieme tutte queste cose che si stanno muovendo. Anche un rapporto con la città che in qualche modo sia più trasparente, partecipato. Nei tanti progetti che abbiamo visto nell'introduzione, con quelle visioni, lì parliamo di città che hanno scommesso sulla riqualificazione delle aree portuali, facendo un patto economico industriale molto forte con appunto il mondo del trasporto marittimo, ma anche riconquistando delle aree, ripensandole. L'idea c'era, una visione, è stata condivisa con la città, ci sono stati concorsi di architettura, c'è stata grande attenzione alla qualità, grande attenzione alla partecipazione dei cittadini. Noi dobbiamo anche raccontare che cosa succede poi di alcuni nodi strategici della città, dal molo Garibaldi a tutto quello che in qualche modo gira intorno alle aree più vicine alla città, e nel quale ricostruire un rapporto in qualche modo anche di virtuoso, di collaborazione. Cioè non c'è un piano portuale e un piano regolatore della città, c'è una visione della città che si deve tenere assieme. Per quello c'è bisogno di parlare di queste cose, e credo che appunto un'iniziativa come questa vada ripetuta, proprio entrando nel merito di alcune delle sfide che abbiamo di fronte, perché una appunto riguarda il waterfront, dove tante cose si muovono ma non si capisce in quale direzione si andrà, ed è un tema purtroppo comune ad altre aree portuali italiane. Al tema appunto del rapporto tra l'area portuale e la città, cioè quali sono le sfide per appunto aiutare in qualche modo la permeabilità, questi obiettivi appunto che vediamo realizzati in altre città europee, che da noi sono così invece difficili da vedere realizzati, anche in un momento in cui si aprono queste possibilità. E poi sono una serie di questioni ambientali che riguardano appunto che cosa succederà nei prossimi anni prima che il Cold Ironing venga attaccato, quali saranno le regole con cui gestiremo appunto queste navi, e anche in qualche modo la crescita portuale, ma anche la necessità di contemperare le navi container, le navi che invece sono per le crociere, insomma, per davvero ragionare in un'ottica di sviluppo sostenibile dell'area portuale, in cui si tengono assieme questi temi. Ne sono stati toccati altri anche specifici, pensiamo al tema dei dragaggi, anche lì è fondamentale fare chiarezza rispetto alle forme che verranno utilizzate, le modalità. Ci sono tante innovazioni di cui si è anche parlato. È un'area ovviamente quella di Spezia, con diciamo un mare, un intorno di ecosistemi delicatissimi, per cui bisogna muoversi con grande attenzione. Cioè l'intorno di quel mare è qualcosa di straordinario come qualità degli ecosistemi. C'è bisogno di tenere assieme tutte queste sfide. Per cui io penso che davvero sia stato molto interessante queste più di 2 ore che stiamo ragionando di questi temi. Ora però bisogna anche in qualche modo far capire quali sono le sfide, quelle appunto anche su cui ci concentreremo come Legambiente nei prossimi anni. Non so se voi l'ha visto, ma insomma abbiamo realizzato questo rapporto che si chiama Porti Verdi, la rotta per uno sviluppo sostenibile, che abbiamo presentato qualche mese fa, che nel 2022 aggiorneremo e ci torneremo sopra.
proprio perché siamo convinti che oggi questo tema sia centrale per gli obiettivi climatici, perché appunto abbiamo la possibilità di intervenire appunto con innovazioni tecnologiche riguardo le navi, che riguardano appunto l'approvvigionamento nei porti, il cold ironing, la costruzione di filiere sostenibili, ma per fare tutto questo poi si arriva nei nodi portuali italiani e bisogna trovare le soluzioni giuste. Per quello appunto c'è bisogno di tenere queste reti, questa visione, con poi quello che succede nei diversi aree urbane e portuali, e per questo appunto bisognerà tornare su quelle che sono appunto le scelte che per Spezia devono essere chiare, che possono dare appunto una prospettiva che è nell'interesse di chi appunto si occupa dell'orientazione delle merci, di chi si occupa appunto delle navi crociera, dell'autorità portuale, ma poi anche della città, che ha diritto a riconquistare appunto la faccia, il rapporto col mare, a vedere ridurre il numero di camion che l'attraversa, a vedere ridurre l'inquinamento delle navi e a vedere garantita una gestione anche dei fondali che appunto riduca il rischio di inquinamento, il rischio di fare danni con le attività di dragaggio. Penso che appunto tenere assieme tutte queste cose sarà fondamentale, e anche concentrare l'attenzione su quelle che sono le priorità. Non ci dimentichiamo, oggi non è solo un tema di dibattito, ci sono delle risorse del PNRR appunto realizzate, i progetti vanno portati a termine bene, ma poi ci sono altre grandi potenzialità di accesso alle risorse, perché appunto di portualità e di obiettivi di innovazione ambientale e climatica si continuerà a parlare, e chi sarà pronto nei diversi porti a candidarsi con progetti virtuosi e intelligenti potrà accedere a delle risorse importanti. Perché è una sfida per tutti, per il comune, per l'autorità portuale, per noi che ovviamente stiamo dietro come società civile, è una sfida anche per gli architetti. In qualche modo torno anche alle visioni che ci ha fatto vedere all'inizio l'architetto Marinaro, che appunto penso che sia quello il modo con cui anche guardare con ambizione, con una visione al futuro di Spezia. Mi fermo qui, Stefano. Hai finito, Edoardo? Sì, scusate, ma purtroppo sono stato io che sono uscito inavvertitamente toccando il touchscreen. No, direi che possiamo concludere qui questo incontro, che secondo me è stato molto importante, sia appunto per il livello di partecipazione che c'è stata, per il livello ottimo delle relazioni, degli interventi, e anche per diciamo, la prospettiva che abbiamo, che è quella di indicare un percorso come associazioni ambientaliste e come Legambiente in particolare, su quello che deve essere un corretto rapporto tra la città e il porto. Quindi questioni che sono in ballo, toccate appunto dall'intervento del presidente Sommariva, che sono in ballo appunto in discussione, delle quali insomma ci stiamo occupando, e credo che c'è interesse di tutti a fare in modo che si trovino le soluzioni migliori, sia che si parli di compatibilità tra le attività portuali e la città, tra le attività della stazione crocieristica e la città, e sia per quello che riguarda appunto il discorso del dragaggio, dei dragaggi. E quindi questo non è che è stato un primo passo, diciamo, di impostazione generale, come avete visto, di quelle che sono le nostre idee come Legambiente su queste tematiche. Sicuramente dovremmo continuare ad affrontare le singole questioni, come Marco anche prima proponeva nel suo intervento, quindi di dedicare degli ulteriori momenti all'approfondimento di alcuni temi specifici. Già in parte appunto il Presidente lo ha fatto, ma credo che sia necessario in qualche maniera affrontarli con momenti molto molto particolari, perché ogni argomento, sia che appunto si parli di dragaggio, che di stazione marittima, che di altre questioni, è sicuramente un tema che porta via un sacco di tempo. Noi dobbiamo approfondire queste tematiche e portarle alla discussione pubblica, con un'interazione tra il porto e la città, perché questo che secondo me giustamente, ecco, quello che ricordava adesso anche Edoardo Zanchini, no? Non c'è un piano regolatore portuale e un piano urbanistico comunale, ma ci dovrebbe essere un'integrazione profonda tra i due, cosa che abbiamo anche lamentato ai tempi appunto
dell'approvazione del piano regolatore portuale del 2006, dove questa dicotomia tra il porto e la città purtroppo era evidente dal tipo di proposta di piano regolatore portuale che fu fatta e che fu purtroppo anche in parte, la stragrande maggioranza delle sue previsioni, approvata. Quindi dobbiamo assolutamente ritornare su questi temi. Credo che il confronto di oggi sia stato importante, dobbiamo portarlo avanti, dobbiamo fare in modo che questo dialogo non si interrompa, quindi il nostro compito è quello di proporre nei prossimi giorni anche una vera e propria carta, diciamo, degli intenti che Legambiente vuole proporre alle autorità competenti, l'autorità portuale per prima, ma anche le altre autorità interessate, a cominciare dal comune capoluogo della Spezia, ma non solo, anche i comuni che sono all'interno del Golfo. Penso che un ruolo importante possano giocarlo anche Lerici e Porto Venere, e poi c'è un ruolo molto importante anche della Regione, non solo perché sarà quella che dovrà autorizzare le attività, appunto, di dragaggio e di collocazione dei sedimenti, noi diciamo non in mare, ma comunque di collocazione dei sedimenti, proprio perché sappiamo che il sito di interesse di bonifica è un sito regionale. Quindi, appunto, ringrazio tutti, credo che sia stata una proficuo pomeriggio di confronto, e dobbiamo aggiornarci sulle varie tematiche, lo faremo senz'altro. Ringrazio tutti i relatori veramente, perché ci hanno portato un grosso contributo. E a risentirci, e vi terremo informati sia sulle iniziative di Legambiente sia su eventuali nuovi incontri come questo che vorremmo realizzare nelle prossime settimane. Grazie a tutti, arrivederci.